saluto a tutti, vediamo insieme anche a Davide stamattina l'apertura. Uno dei temi anche oggi sarà probabilmente legato a Fiat, che comunque è già da 15 giorni che è il titolo più scambiato in borsa. Dopo la quotazione di Ferrari di ieri, chiaramente un po' di delusione c'è stata, perché magari ci si aspettava ancora meglio da Ferrari, però chiaramente aveva corso talmente tanto che, come spesso accade, sono arrivate le prese di beneficio. Ed è un attimo, se su un titolo sono tutti compratori e a questo punto i compratori stanno un attimo alla finestra per capire bene anche la correlazione che c'è tra Ferrari e Fiat, è stato un attimo far perdere un euro a Fiat, perché di fatto ieri, dopo la quotazione di Ferrari, è arrivato subito lo storno di Fiat. E già era cominciato subito, anche dopo che aveva aperto $60 la Ferrari. Tu, Davide, hai seguito qualcosa ieri pomeriggio a riguardo? Sì, diciamo che è stato... Oggi ovviamente sui giornali si parla di grandissimo successo dell'IPO di Ferrari, perché i giornali questo vedono alla fine, ma io credo che qualcosa che vede un titolo perdere quasi il 15%, poco meno, il 12% intraday dal prezzo di apertura, possa essere definito tutto tranne che un successo. Il titolo ha fatto il primo prezzo praticamente a 60, 59, 99, era più 17, rotti più quasi 18%, e ha chiuso a più 5%. Questo vuol dire che durante la giornata il prezzo, pur con qualche rimbalzo, sono sceso, e la Fiat l'ha presa esattamente in questo modo, cioè ci si è adeguati immediatamente, ma verso il basso, rispetto alle aspettative, e quindi... diciamo che di gran carriera io ho chiuso le posizioni, ivi comprese quelle che avevo preso con un orizzonte temporale un po' più di lungo periodo. Poi in realtà ieri sera nell'after hour, quando c'è stato il momento più difficile, le ho comprate. Di fatto le ho comprate però sul mercato americano, voglio tenermi oggi la possibilità di vendere. Credo che oggi Fiat sarà un po' volatile di nuovo. Io sto puntando due titoli per le prime battute del mercato, vedere se ci sarà un po' di opportunità, sono Saipem e Fiat ovviamente. Diciamo anche che cerco di capire se c'è qualcos'altro che apre in maniera piuttosto anomala, come mai Snam a meno uno? Non mi sembra... Proviamo a guardare anche questo, magari capita qualcosa di interessante. Così direi, tu quali titoli monitori per l'asta? Io sto seguendo Saipem, Fiat, Fincantieri, che purtroppo le ho chiuse, ho chiuso uno short aperto il giorno che ha fatto meno 16, quindi considerate che il giorno che ha fatto meno 16 partiva da quasi 70 centesimi, oggi ne vale 50 centesimi. Secondo me è un titolo che su un rimbalzo andrebbe venduto, e quindi io non ho problemi, davvero. Ho venduto a 60, ho comprato a 55, se anche mi dà uno short a 52 non vado a legare il mio prezzo alla precedente chiusura. Ho fatto una stupidata a chiudermi a 55 e mi riapro, è un po' come Fiat, io l'ho comprato prima che uscisse la Volkswagen, giù, subito in perdita. Dopo risalita ho detto va, poi adesso mi dà un punto di ingresso migliore, le ho vendute, ho continuato a salire, me la sono ricomprata. No? Quindi una delle regole che bisogna imparare, e questa io devo dire non l'ho mai avuto questo problema, cioè se io compro un titolo e lo vendo male, non aspetto di rivedere il mio prezzo più basso, quindi rinuncio a rientrarci. Ma mi è capitato anche prendendo delle batoste, perché l'unica operazione sbagliata dove ho perso l'anno scorso su Banca Carige, che ero short, mi sono chiuso dallo sfinimento, perché guadagnavo su tutte le altre operazioni, ho detto vabbè, senti, me la tolgo dai piedi. Chiudo l'operazione short, Banca Carige dopo due giorni vende la sua quota a meno 13, cioè
ci rimani male. Poi partiva l'aumento, a quel punto c'era il calendario, le ho shortate di nuovo. È chiaro che uno dice, ma cavolo, le hai chiuse a 62, poi le risolte a 50. Alla fine, purtroppo, sono cose che molta gente rinuncia all'operazione, perché gli dà proprio, anche a me dà fastidio, ma ti assicuro che se io dovessi risortare Fincantieri, ad esempio adesso ho fatto 1,60, ce l'ho ancora in testa che gli ho chiuse molto più alte, e quindi tu dici ho perso quel guadagno, però sappiamo tutti che coi 6 e coi bar non si va molto lontano, non in box. È chiaro che però tutti, è una cosa che sfido chiunque a perdere questa cosa, rimaniamo ancorati ai vecchi prezzi, perché io me lo ricordo, non so, che le Fiat le ho chiuse, non so, a 60 e poi me le sono fatte a 13, no? O le carri, cioè me le ricordo più magari delle operazioni che ho fatto in guadagno, quindi vuol dire che proprio ci rimane. Ed è un carro che magari ti può far male. A me, diciamo, me le ricordo perché mi ricordo tanti numeri. Però ormai ci ho fatto il callo, cioè so che alla fine è così, no? Io, come dicevo, sto monitorando, sto guardando le Standard Gas, vedo che c'è un solo grosso ordine che vende, diciamo che ho messo un mio ordine in acquisto, c'è una lettera piuttosto lontana, non so, mi sembra che potrebbe anche esserci un'opportunità che cercherò di monitorare e di capire se potrebbe avere degli spunti interessanti. Ora vediamo come va a aprire, poi penso che la volatilità del mercato oggi permetta qualcosa più che altro su Saipem e su Fiat, insomma quelli sono i titoli dove penso mi concentrerò dopo, per due motivi diversi. Su Fiat mi aspetto un po' di volatilità. Il prezzo di chiusura ieri negli Stati Uniti teoricamente dovrebbe essere stato leggermente più basso della chiusura nostra italiana, quindi sì, penso di sì, quindi ci può, cioè, se Fiat si adeguasse come prezzo alla chiusura americana forse dovrebbe valere qualche centesimo ancora in meno, però alla fine ci può stare anche così, vediamo cosa capiterà. Ecco, vedete, adesso il prezzo pian piano si sta adeguando a qualche centesimo in meno, poi vediamo il mercato dove vorrà andare a parare, questo mi sembra decisamente interessante. Mi sposto con l'ordine su, vediamo un po', ma per ora rimango qua, ma sono pronto a spostarmi con l'ordine su Snam Rete Gas. No, su Fiat per ora non intervengo in asta, non so perché non ho nulla che mi possa dire che dopo l'asta vada su o giù, aspetto di vedere che tipo di volatilità si crea, mi aspetto che nelle prime battute possa essere un po' volatile, vediamo se ci sono delle opportunità molto veloci. Esattamente come di solito sono molto veloci le opportunità che si manifestano proprio in apertura di mercato. Alzo il mio ordine di acquisto su Snam Rete Gas e vedete che il prezzo però sale con me, però può andarmi anche bene, vediamo, un trade veloce ci potrebbe anche stare. Ora vediamo come evolve, diciamo, la seduta nella sua fase finale. Siamo qua attenti a capire che cosa può succedere, manca un minuto e mezzo, diciamo, all'inizio del minuto random, 13:40 è l'apertura di Fiat che mi sarei aspettato, quindi penso che sia allineata con la chiusura del mercato americano, vediamo cosa capita. Insomma, così direi, tutto nella norma mi sembra finora, senza particolari sorprese, e un'apertura piuttosto allineata, così, a quelle che possono essere aspettative. Vedete anche il DAX che praticamente è leggerissimamente negativo ma quasi invariato, ok? Quindi cerchiamo di
cerchiamo di capire se il mercato offre, come dicevo, qualche opportunità. Per ora non sembra che ce ne siano particolari. In questo momento sono io che faccio il prezzo di SNAM, mi metto più in alto, vediamo un po'. Sono sempre io che faccio il prezzo. È molto venduto. Può essere che si possa comprare decisamente più bassa. Può essere, sì. A questo punto le SNAM non convengono più, forse conviene cercare di capire se... C'è una domanda da qui. Sì? Come mai Fiat ieri è crollata? Chiedono. Perché l'IPO di Ferrari per certi versi è stata un po' flop rispetto a quella che poteva essere l'aspettativa. E quindi questo è il motivo per cui il prezzo è sceso così tanto. Adesso batte 31-32, il titolo ha già aperto, unico tra quelli del listino principale. Cerchiamo di capire. Okay. Hai comprato Saipem? Vediamo. Possiamo switchare su Giovanni che ha comprato Saipem? Mi sono girato short di Fiat e comprato Saipem. Però adesso mi sale, è andata 28. Guarda che c'è il monitor, però. C'è il monitor? No, perché non ce l'hai in duplicazione. Mettiglielo in duplicazione. In cantieri mi sono tolto, volevo shortare, poi ho visto degli ordini molto grossi che non li ho messi dentro. Fiat balla molto, mi sono visto in gain di 200 euro, poi in pari di 200 euro, adesso sono a pari, cioè quindi vedete come si muove tanto. Era meglio se tenevo degli ordini dentro e proprio per fare un'operazione, la classica asta e basta, non l'idea. Però qua ci mette un attimo sia a rimangiarsi 10 tick, quindi a volte può essere interessante, vedete come ti possono fare velocemente, almeno riduco la posizione a metà e poi al limite ci posso fare anche un po' di scalp. Adesso sto guardando se almeno la metà me le fanno. Sai, era abbastanza bellina anche ieri. Qui ho chiuso in pari proprio perché preferisco al limite avere la possibilità di gestire con più, cioè tipo magari fare 3-4 tick due o tre volte, perché in questo orario te lo permette di fare. Fin cantieri, vedete, ho fatto bene a non andare short proprio perché, vedete, c'erano un paio di ordini grossi, il titolo è molto illiquido, quindi bisogna andare sempre a cercare magari lo strappo, cioè, considerate che 20-30 mila azioni sono poca roba, sono assolutamente ma scusate, perché sono long su Fiat? Pensavo di aver messo due ordini, ma di essere a pareggio, vabbè. Seguito parziale? No, pensavo di aver messo due ordini, metà e metà. Lui ha visto. E anche adesso mi ha fatto un parziale. Quindi è stato un eseguito parziale. Guarda, Saipem sono là. Saipem è ben impostata. Sono soldi Fincantieri. Allora, Fincantieri, vi giuro, l'ho guardato. In luglio, quando ho votato Fineco, quando c'è stata l'IPO, ha tenuto il prezzo perché appositamente si vede lo Stato ha fatto in modo che almeno il prezzo di collocamento lo tenesse,
poi dopo il primo giorno di potenza non l'ho più guardata. L'ho presa in mano l'altro giorno quando c'era la notizia, l'ho guardata tipo a meno 12, però da quel giorno la sto seguendo e comincio anche a capire un po' come gira e vedo che tutte le mattine cercano di tirarla su. A me mi ha fregato la cosa, ho messo lo stop loss, ho detto no, stavolta non voglio, sai, memory, non so, di banca carica, tu le sciocchi molto prima dell'aumento e il titolo può anche andare corto, no? E quindi cosa ho fatto? Metto almeno lo stop loss, che poi era uno stop loss 57.10, secondo voi cosa ha fatto di massimo 57.15? Mi sono stoppato e poi ha chiuso a meno 5, cioè ci rimani anche male. Quindi gli stop loss a volte proprio su dei titoli anche abbastanza illiquidi come questo, secondo me non è il caso. Per esempio qua, conoscendolo, io so che quando poi arriva la lettera, cioè, è un disastro. Però su questo titolo il primo giorno quando sono andato short, prima volevo shortarlo su un rimbalzo, poi quando ho visto che c'erano asteriscati in vendita infiniti e il mercato assorbiva, perché quando c'è un titolo che fa meno 12 ci sono sempre quelli che comprano solo perché fa meno 12, no? Quindi era comprato da mani piccole e venduto con dei grossissimi asteriscati, quindi da mani pesantissime. Allora mi sono messo insieme all'asteriscato e così ho detto almeno mi chiudo a pareggio se salta l'asteriscato. Non è mai saltato, continuava ad abbassarsi, no? E quindi è la miglior cosa, vedete, Cyber è tutto software, quindi vedete che non c'è niente nel book. Queste spariscono, cioè uno non si deve far condizionare dal book. Cioè in apertura a volte può essere interessante mettere degli ordini perché ti vengono a pescare magari anche degli ordini piccolini al meglio. Dopo, oggi Cyberman ad esempio sta dimostrando secondo me una forza relativa, no, avevo delle Fiat, Fiat adesso sta recuperando, L'ho tradata a rialzo, ho fatto un'operazione piuttosto veloce con 2000 azioni, ho fatto un profitto insomma non esagerato ma comunque 99 euro, ok, vendendo le 2000 Fiat. Ho approfittato di quella strisciata che ha fatto verso l'alto. Sto valutando l'ipotesi di comprare anch'io Saipem, mi sembra un titolo interessante. Vorrei però farvi notare questo aspetto: la tentazione di uno che vuole fare Saipem sarebbe magari quella di dire mi metto qua e aspetto che magari il mercato me la dia, no? Ma siccome, come ha detto bene Giovanni, questo è solo software, questo book, quello che può accadere sono due cose. Uno, se io mi metto qua e il software ha ancora intenzione di far salire il titolo, io non ottengo, faccio vedere, non ottengo altro che spingere. Perché tu sei long. Ci sono sempre due o tre livelli. Sì. Esatto. Se io mi metto qui, se qualcuno si mette qui, non fa altro che far svuotare il booking lettera, vedete? Allora, questo è il titolo che se lo vuoi comprare sulla forza lo devi comprare dalla lettera, non c'è niente da fare, se ti metti in denaro non te lo danno, e se te lo danno puoi stare sicuro che un minuto dopo sei in perdita, cioè capite cosa voglio dire? Quindi questo è un titolo che se fa una strisciata indietro puoi pensare di comprarlo, ma non mettendoti primo nel book, aspettando il ritracciamento. Se invece vai, non ce l'hai, devi lasciarlo sfogare, perché sperando che non faccia certi movimenti da 20 centesimi che poi non lo prendi più, questo è l'unico modo che c'è per riuscire a fare un titolo a rialzo. Guardate che bello, bravo, sei ancora dentro tu? Certo, buona operazione. Dov'è la tua? Qua. 200 e passa euro di più. Questa è proprio stata una buona operazione di Giovanni, bravo. No, è chiaro che cioè io su certi titoli, quando c'è odore di operazioni straordinarie, io me li metto a studiare
praticamente anche mesi prima, e li ho sempre davanti. Può essere che magari mi servono qua sulla strisciata indietro, si svuotano. Ma uno deve vedere il ticker e capisce che materialmente ci sono, non so, 7, 8, 10 mila pezzi, però quando il titolo sale non vengono eseguiti, quindi cosa vuol dire? È il software che sposta i suoi ordini qui in avanti. Io adesso purtroppo ho 2000 field shot che non ho provato a chiudermi e mi è schizzato su. E il mercato è risalito, però lo stocks è a 0,06 meno. Quindi Fiat adesso è ben comprata. Ecco, stanno arrivando gli ordini in lettera su Fincantieri. Quindi sta già, pensate, l'indice sale e Fincantieri adesso si è messa a scendere. Guardate, io mi sono messo primo qua su Cypher, avete visto come va soltanto, c'è la Giovanni anche se va su, allora, però voglio dire, avete capito qual è il concetto, no? Quando questo parte, se anche ti metti primo denaro, non la compri più, non è così che devi fare, perché altrimenti ti scappa via, no? Perché col piede subito la linea. Se devi comprare, sì. Se invece vuoi farti servire, devi aspettare il tracciamento, però quando le tracciamento non c'è, devi entrare in giro. Io, le robe che ho fatto io su Fiat per fidocchiare un tic non le ho chiuse subito, adesso l'avrei comprata facile a 45, adesso sono a 55. Ecco, queste sono proprio a volte proprio le stupidate da scalper, no? E invece se tu sei contro trend, cioè non devi star lì a risparmiare un qualche cosa. Fincantieri sono quasi già in gain del 2%, sì, quasi sul massimo. Solamente che Fiat mi sta mangiando tutto. 20.000 sono 10.000 euro di controllo. No, è che la Fiat mi sono scolato l'ordine dentro quando facevo lo scarti e non l'osservavo più e guarda come sta salendo. Il problema è che se Fiat adesso ritraccia, dopo cos'è? Si gira che sono arrivate le vendite e ti chiudi o stai aperto per terra di perdere meno? Hai capito? Cioè Fiat è un titolo molto pericoloso. Cioè su Fincantieri ho visto che alla fine non mi faccio condizionare, posso vedermi anche 100-200 euro meno. Se sei convinto che il suo movimento è costantemente, lo tirano su al mattino, poi però arrivano, perché magari alle 9-9:20 ancora non sono all'opera gli istituzionali, secondo me c'hanno ancora tanta di quella roba da scaricare su Fincantieri. È un titolo che ho comprato secondo me ancora dai piccoli che pensano di comprare un titolo a prezzi bassi. Comunque il Cypher è sui massimi, il problema è che anche Fiat è vicina ai massimi. E adesso vediamo Fiat come si comporta. Il Cypher, come dicevo ieri, io ho chiuso lo short sotto gli 8 euro. Per me è da shortare su tutti i rimbalzi. Però è un titolo che da qui all'aumento di capitale sarà sempre sulle montagne russe. Quindi non è un titolo che prediligo per fare uno short e stare fermo, perché secondo me ti alternerà onde, sai come è così, nel titolo ti fa anche mezzo euro e poi te ne perde uno, cioè tendenzialmente mi aspetto un trend decrescente
overnight non ci andrò mai, long, mai. Da qui all'aumento, su Saipan non andrò mai long overnight. Lo dico perché tante volte mi capita che magari uno fa un'operazione, mi vede long su Saipan, magari qua se le compra e se le dimentica. È un po' come ieri Fiat, cioè io compro, incremento e poi però voi non sapete più cosa faccio, perché io magari una parte, io mille poi alla fine me le sono ricomprate ieri sera, però cioè, sono uscito anche in perdita, cioè non è che poi, io posso dire, nel lungo periodo mi aspetto che Fiat vada a certi livelli. Adesso c'è da rivedere un attimo l'analisi in base, io ho detto Fiat la vendo dopo 3 giorni di quotazione Ferrari, ieri mi ha deluso per Ferrari, quindi devo già fare le mie controanalisi, perché io mi aspettavo che Ferrari ieri andasse su e solo su, non su e poi tornare indietro. Quindi oggi è la prova del 9, se adesso salisse anche lentamente Fiat probabilmente riprenderebbe piano piano a seguire la differenza. Cioè il mercato adesso secondo me ha bisogno di capire, quindi secondo me su Fiat si rischia di vedere ancora delle forti oscillazioni tipo oggi, forse anche domani, poi magari dopo riprende e vedrete che caleranno anche molti volumi, che tornerà Unicredito la regina di Steve, no? Sono d'accordo, anche perché Unicredito tra l'altro un po' in sordina, no? Anche in controtendenza rispetto alle altre banche che gli scendevano, Unicredito, dicevo, un po' in sordina sta dando dei segnali molto forti, quindi alla fine direi che mettiamola qui, direi che Unicredito tornerà un pochino a rubare la scena, sopra 6 euro, anche valore psicologico, diciamo, tra virgolette, quindi titolo interessante. Io sto sempre aspettando una strisciatina indietro di Saipan, ma me ne voglio Giovanni per poterla comprare anch'io, penso che per trading sia buono. Le Fiat le avevo comprate benissimo, le ho vendute un po' perché sono fatto altri 15 centesimi dopo che l'ho venduta io, peccato, però sono soddisfatto perché questo è scalping alla fine, quindi non si tratta di fare. Ok, allora Giovanni ha deciso il suo input. Unicredito sta facendo di nuovo un massimo, vedete? Ed è comprata. Fate caso anche a come passano i contratti, no? Vedete che arriva denaro che compra, che compra, che compra. Quindi non è banale, è interessante. Il DAX ha girato in positivo e sta facendo, macinando massimi successivi di giornata. È una buona fase del mercato, può durare anche poco, però in questo momento il mercato, diciamo, è abbastanza buono. Vedete Unicredito di nuovo che fa che ha una fase di massimo, potrebbe, se sta strappando, stavo dicendo appunto il DAX che ha fatto un nuovo massimo importante, e insomma anche Unicredito è molto buono da monitorare, è un titolo che magari può venire interessante più tardi, quando una volta che la giornata ha preso il suo assestamento, se continua nella crescita e nel buon segnale che ha dato al mercato nei giorni precedenti, può essere qualcosa di interessante anche da monitorare, magari anche oltre l'orizzonte della sola seduta. Quindi stiamo un po' a vedere. Allora, Saipem l'ordine per ora lo tolgo, non ha più senso lasciarlo lì. Vediamo, il mercato è abbastanza in movimento, ma offre poche opportunità in ottica di trading, perché anche se lentamente sta quasi solo salendo, quindi è più difficile per uno scalper agire in questo. Io ad esempio una cosa che io ho fatto un corso recentemente, no? Buongiorno, si avvisano i gentili ospiti che stanno per iniziare i seguenti convegni: Euro TLX in sala convegni, Société Générale in area scavi,
Dente Parivà in balconata 1, Trend Online in balconata 2. Non mi piace niente più, sai. Ho fatto un corso di scalping, però l'obiettivo non è insegnarti a fare 1000 operazioni al giorno, l'obiettivo è darti gli strumenti per capire dai movimenti del book il trend, cioè come ad esempio Fincantieri è un titolo che se, cioè, è chiaro che io poi magari operandoci ho anche più sensibilità, però in questi giorni mi è sempre capitato che tu con Fincantieri a volte non so, sei short, metti lettera per comprare e fai fatica a comprare, stranissimo, cioè, perché magari non te le danno, se il titolo è debole dovrebbe addirittura, se tu gli dai un aiutino dovrebbe scendere, poi ti metti in denaro per fare magari il contrario, ti arrivano dei denti subito. Allora, questo è un chiaro segnale che non appena ci sono degli ordini un po' più sostanziosi, gli acquisti te li fanno, quindi è un titolo assolutamente venduto da, secondo me, o professionisti o comunque mani forti, quello che Davide dice mani forti, cioè probabilmente nel TV Book, se tu potessi avere Fincantieri nel TV Book, ti direbbe che Fincantieri già da parecchio tempo è assolutamente venduta dalle mani forti. Queste cose le si possono anche vedere per chi, chiaramente si possono vedere se tu stai sul book e puoi capire 3, 4, 5, 6 titoli, cioè, quindi a volte l'apertura è importante perché ti può dare l'idea di titoli più forti o più deboli. Ad esempio Saipem sugli ultimi 20 punti del DAX è scesa, per me questo può essere un primo campanello d'allarme, infatti sta scendendo. In teoria, se tu fai scalping, io sarei già uscito, cioè se io ero scalper, vedete, adesso è più debole, cioè se uno mette i valori, vedete, Fiat è rimasta alta. Io vi lascio inquadrato lo schermo come chiedete, in modo che possiate seguire le operazioni. Poi vedete, bastano due ordini che sparisce tutta la lettera, perché vedete, ne hanno fatte... fanno pochissimi pezzi e tu nel book vedi dei 10.000 pezzi. Diciamo che io quando mi alzerò da questo tavolo le Fincantieri me le tengo e me le chiudo con l'iPhone durante la giornata, le Cyper no, è un po' come la Fiat ieri, cioè non è che, cioè, con la quotazione Ferrari tu ti prendi la montagna di Fiat e poi te ne vai in giro, no? Le 1000 Fiat le puoi anche tenere, però ieri sono stato in posizione anche con 9000 Fiat, ne ho vendute 5000 benissimo, dopo le altre le ho vendute in perdita, però non sono stato in giro con 9000 Fiat nella pancia quando ti quotano a Ferrari. D'accordo avere la view ottimista, però ti stai prendendo un rischio che se poi succede, scusate, vi faccio vedere questa cosa. Quando prima, come vi avevo detto, no? Quando prima ha fatto la strisciata indietro, io aspettavo le Saipem al banco e ne ho preso 1.500 a 7,99 e adesso sono qua in lettera, sono lì da prima, sono il primo su quel livello perché non c'era nessuno quando mi ci sono messo. Vediamo, posso... A vendere... vai. Allora, vedete... Quando il titolo fa quelle strisciate così violente indietro di 7-8 tick, è davvero notevole questa cosa, perché? Perché poi rimbalza quasi di sicuro. Il problema è solo avere l'accortezza di non entrare subito quando scende, di saper aspettare che finisca la strisciata. E non è che c'è un metodo per farlo, c'è la sensibilità se lo guardi tutti i giorni, penso Giovanni lo sappia anche meglio di me. Sai per esempio? No, aspettarlo e colpirlo. Esatto.
che mi potrei mettere a 7,99, 7,99, cioè per stare davanti, ma stare davanti a che? A dei software che se mi arrivano, mi danno 10.000 cyber ma 8, tutto quello che c'è sotto magari mi scompare e io sono l'unico clima che è rimasto dentro. Cioè, sono titoli questi che rischi, ma anche, anche Fiat, che è più difficile percepirlo, le quantità sono veramente, tu fai vedere di solito il filmato di come sono i book alle 2:30, perché alle 2:30 solitamente si tolgono i software. Uno vede il deserto, cioè magari su Cyper uno vede 10.000 pezzi da 8, 10, la somma di 10 livelli di Fiat è assolutamente comprata. Allora, ecco, guardate, vedete queste 150.000. Queste, state pure sicuri che quando saltano tutte in un colpo solo. Vedete, il mercato sale, questa piano piano, vedi, si sta mangiando tutto. Io ho venduto le cyber. Ah, ma hai anticipato. Le hai vendute sul denaro. Io invece ho messo lettere. Sono primo, non mi scozza tagliami perché sono davanti. Adesso sente anche il buco. Ma tu togli, se io tolgo lettera, magari va via la lettera di tutti. No. La tolgo. Vedi, ho passato la lettera, quello l'ho fatto apposta. Ho passato la lettera, non era meglio colpire il denaro? Hai visto cosa è successo? Ho passato la lettera, sono andati a servire. Adesso ho tolto la lettera e ha comprato quelle che erano avanti. È tutto falso il book, eh? Guardate, non scambia più niente. Allora, vi faccio vedere, può farlo vedere Giovanni, giusto per capire, no? Allora, quando fai trading, molte volte se tu hai un ordine tondo, 1000, 1500, 1700, il mercato, soprattutto quando sei tu alle macchinette, si accorge dove c'è l'umano per via di queste cose. Allora, con diretta puoi fare un facile accorgimento per evitarlo. Prendi tipo la Fiat e gli scrivi E15.000. No, sotto dove c'è la quantità, scrivi la E di euro e poi scrivi 15.000. In questo modo, se vai a metterle in acquisto, vedi che ti compila già per il prezzo corrente la quantità. Allora, con un accorgimento semplice, metti il controvalore, in realtà puoi mettere un ordine che è frequentemente spezzato invece che intero, e questo è un vantaggio, perché bisognerebbe evitare anche di mettere le cifre, cioè il controvalore intero, ma se uno mette delle quantità piuttosto casuali, ha un certo vantaggio quando si tratta di andare a fare questa attività. Su Saipem mi aspetto di nuovo che magari possa fare una piccola strisciata in giù di nuovo, e se lo fa io di nuovo magari la compro volentieri, perché è un titolo che ha qualche tick nella sua intessenza come movimento e quindi può essere interessante. Io adesso aspetto la,
una strisciata in su che magari adesso prima scende poi te. Però Cyber viaggia a onde e a volte le onde sono create anche ad arte, perché in teoria basta mettere, vedete adesso ne hanno comprate 1000, guardate ce n'erano 10.000, non sono mica state eseguite, sono state eseguite 1700 azioni, quindi se uno vede il ticker capisce che e tanto si alza tutto il denaro. Quindi ad esempio adesso guardate c'è un ordine a 5.000, questo chiaramente non è il software, è un privato che vuol vendere e chiaramente può frenare un po' tutto il mercato, però se dovessero eseguire questo magari tutta la struttura sopra si alza e quindi ecco guardate, vedete, le hanno comprate ma sopra per un attimo addirittura è andato via i 10.000 che c'erano sopra, vedete, guarda, a uno niente, era tutto finto, guarda. Ecco, vedete che uno se guarda il book e dice mi metto davanti e vendo, avrei venduto a 8, malissimo, e uno magari diceva ce ne ho 40.000 dietro, 40.000 dietro, ne hanno fatte 5.000, guarda, 5 più 1.000, 6.000, ce n'erano 40.000, guarda, adesso ne hanno fatte, guarda, no, sono là in alto. Hai capito cosa vuol dire avere a che fare con i software? E il problema è che spesso uno si lascia condizionare perché dice ha più senso lasciarsi, cioè un asteriscato è più importante, perché un asteriscato uno può dire è un ordine grosso, non sai di quant'è, però uno può dire è un ordine non di software, non è vero, magari di un istituzionale che ha tanta roba da vendere, tu ti metti con lui, cioè dopo c'è il problema che se salta, vabbè, magari o cerchi di chiuderti subito, no? Però a volte può essere un bel livello di ingresso. Per dire, se io adesso vedessi, adesso il mercato scende, vedete non c'è niente, se io voglio uscire, devo, a uno vendo, a uno e mezzo forse, a due è impossibile. A uno vendo. Uno e mezzo forse perché sta risalendo, no, vedete, mi sono fregato da solo, cioè della serie, e che a uno avrei venduto sicuro, vedete, e adesso la lettera non va via, l'ho generata io, quindi a volte, quando io dico faccio il corso di scalpo, ma ti insegno come, non facendo scalpo, tu metti ai 2000 site nel vendo e ti insegno come vendere, perché adesso, io a uno avrei venduto immediatamente perché con due livelli vuoti sopra, uno e mezzo, due, vi assicuro che mi comprava il software, non c'era denaro, ma vi assicuro che mi avrebbe comprato il software, lo so per esperienza, non so, chiamalo come vuoi, e adesso pensa, devo aspettare la prossima strisciata in su, no? Per vendere, hai capito? E quindi anche solo insegnarti, metti che tu anche fai day trading, fai due operazioni al giorno, tre operazioni al giorno, se però sai come funzionano queste regole, che sono matematiche, regole di software, vedete adesso non le hanno scambiate, guarda, 150 azioni ho scambiato. Io che ho messo lettere, l'ho tolta e ha strisciato. Sì. Attenzione perché il classico pump and dump non funziona più come una volta. Cioè tu, se tu metti tanto denaro, a volte addirittura è un rischio enorme, perché su Fincantieri tu metti denaro, te le danno, cioè, e funziona benissimo invece se tu metti, a volte io ho visto, voglio vendere un titolo, mi metto dentro, non mi fanno, allora magari metto un altro e poi tolgo l'ordine, il software, quindi è molto più reattivo a togliere. Quindi tu togli lettera, lui sale, una volta saliva se tu mettevi denaro, cioè tu quindi il pump e il dump, no? Quindi pompi per vendere, cioè pompi in denaro per vendere, funziona tutto, perché non sono stupidi, quando c'è gente con le spalle larghe che mette 30.000 site in denaro e per vendere 2-3 tic sopra, di solito rischierebbero di avere sempre degli scalpi che gli fanno la pelle, no? Vedete adesso va giù, adesso va giù l'indice, io vendo e glielo do sul denaro.
Probabilmente, vedete, se provavo a rendere il picciopo facevo l'ennesima cazzata, perché io guardo i risultati. Prima a 60 non vendevo un picciopo, a 50 sicuramente non l'avrei venduto. Infatti vedete 8.000 lettere, io ho venduto 8.005, no? E visto? Vedi, con l'indice che scende, Fiat a regola tiene botte, perché sta tenendo, cioè, è poco reattiva nei momenti in cui scende l'indice. Diciamo che è molto bella l'idea, soprattutto quando, cioè, tenerli allineati, soprattutto mentre uno parla, non segue bene il mercato, tenere gli allineati, uno ha la percezione visiva quando non so, il DAX sale adesso, magari uno vede che magari Fiat è più reattiva e magari sempre sta fermo, o viceversa. Uno ha la percezione di quali sono i titoli più reattivi long o short. È chiaro che ne puoi monitorare 7, 8, 10. Cioè, diciamo che chi segue i grafici può riempire buche pieni di grafici e avere un polso un po' più su tutto il mercato. Chi fa tesoro dell'osservazione diretta deve focalizzare l'attenzione sui tempi forti, però almeno può percepire cose che con l'analisi tecnica non le riesce a percepire, perché magari ti batti nell'asteriscato, infatti ci sono tantissime forme di asteriscato diverse, gli spirituali possono mettere asteriscati da 100 azioni su site. Oppure possono mettere degli ordini che tu non vedi. A volte può capitare che, non so, loro comprano 8005 ma non ci sono. Tu magari vedi che uno mette 1000 azioni in vendita, fate subito. Uno ne vende 200, eseguite subito. È come se ci fosse un software che ti dice se qualcuno vende a quel prezzo io compro. Quindi tu non lo vedi che lui compra a quel prezzo, ma se tu osservi il book capisci che compra continuamente. C'è anche sui future, attenzione, io ho fatto vedere, mi ricordo proprio quest'anno Numana in diretta, era uno spettacolo, io ero dalla parte sbagliata sul future, molto al mattino si vedono bene queste cose, andiamo dalle 8 alle 9, è l'unico periodo che è l'unico momento della giornata che guardo, sono solo i future aperti, quindi guardo solo qui. E ho fatto vedere proprio, vi facevo vedere come sul future dell'Eurostock, non sul DAX. Ci mettevano arrivava lettera anche solo di 5-10 future e vedevi spariva subito ma eseguito, no? Quindi era come un livello di prezzo che tu vedevi tanta lettera, tipo anche 500 lotti di future, e poi c'era un livello vuoto, però quel livello vuoto si formava lettera ma ci stava un anno secondo, quindi a quel prezzo, anche se il book ti dà l'idea oddio qua come vengono, vedevi che a quel prezzo continuava a comprare un software. Poi ho detto, guarda, sembra che a questo livello comprano, io sono long, perdevo due titoli. Vedrai che da un momento all'altro quei 1000 contratti che ci sono lì al livello sopra spariscono. E dopo a un certo punto la strisciata in su, 3-4 titoli. No? Quello lo avevo capito dall'osservazione visiva di cosa stava succedendo a quel livello di tipo. No, aspetta, adesso aspetta, perché ho visto che mi stanno mettendo questo segreto. No, Davide. Allora, io... il punto è molto buono. Diciamo che... sto osservando, non so se ho fatto bene, ma ho comprato 5.000 Unicredit, un titolo... sembrava molto forte, però adesso come vedete sto perdendo due tic, un centesimo. Vediamo, non lo so, sembrava una buona opportunità, ma forse il mercato sta reagendo un po' troppo. Vediamo cosa può capitare. Prima è salito fino a 609-609.50 con una veramente fluidità notevole, che mi fa pensare che passata questa contronda, diciamo, possa risalire. Vedete,
recupera immediatamente con una certa rapidità, ma farà ancora avanti e indietro parecchie volte. Mi aspetto che se il DAX si rimette a salire lentamente come sta facendo, pian piano possa rimangiare buoni livelli di buco. Aspetto, non sono sicuro, però penso che potrebbe essere una discreta opportunità. Se invece dovessi vedere che cede più di quanto sia la mia aspettativa, chiuderò senz'altro la posizione. Fiat si è stabilizzata, lo vedete, oramai il suo prezzo sta lì, attorno a 13,65, si muove poco addirittura, mentre Saipem fa avanti e indietro, ma i movimenti si fanno sempre più ristretti. Qui siamo in zona scalping, non c'è ancora abbastanza materiale in cascina per poter analizzare acquisti, vendite, contratti, insomma. E quindi bisogna ancora andare sull'onda emotiva del feeling. E mi sembra che oggi ci sia, finora, almeno su questi titoli, una certa propensione all'acquisto, senza dubbio. Quindi così aspetto di capire, di vedere che cosa succede non appena il mercato si stabilizzasse. Giovanni? Ma io sto guardando i titoli più scambiati nell'operatività diretta, chiaramente Fiat Chrysler con 6 milioni di euro è il titolo più scambiato dai clienti diretti, cioè guardate 397 ordini, cosa sono? Il 25% degli ordini totali sono su Fiat, pensate, il cliente diretta 1 su 4 sta lavorando Fiat. Sì, no, noi sicuramente siamo nella media, perché anche noi, la nostra percentuale di eseguiti è su quella. Balza un po' l'occhio Ubi, sicuramente, perché pensare che Ubi sia sopraintesa Unicredit, o c'è qualche scalper potente che sta lavorando su Ubi, anche perché comunque gli ordini sono pochi, attenzione, 44 ordini e basta, per 2 milioni e mezzo di euro, è abbastanza anomalo. Brembo anche salta abbastanza all'occhio come scambi. Sì. Su Fiat vedete oggi ci sono più vendite, sale. Ci sono più vendite e il titolo sale. Guardate, Unicredit l'hai comprato, no? Ed è poco, e i clienti diretta stanno vendendo Unicredit. Lì è comprata. Il Milano perde. C'è qualche domanda? Eni sui massi. Popolare Milano è il peggiore di quelli che ho io qua in massi. Saipem, ma adesso l'hai visto, è peggiorato. Con l'indice fermo. È pronta per essere comprata, si deve dare una bella strisciata ancora in giù. Buongiorno, si avvisa dei gentili ospiti che stanno per iniziare a seguire il convegno. E in panel, Glass Cube, We Bank in Alaska. Cyber è un bellissimo titolo da fare dei trading, i chiavi non sono molto attenti, ma è un titolo pericoloso. Però è abbastanza liquido, quindi si presta a fare. Vedete come si può. Però è un titolo un po' come anche un Unicredit. È un titolo che secondo me è meglio non essere nel book. Ah, scusa, è meglio non essere nel book.
è meglio, come ha detto David, tu aspetti qua, vedi, e devi capire dove si sta fermando il mercato. E poi a volte a quel punto può essere conveniente magari con palle direttamente secche a 7,97 e poi aspettare che il mercato mangi quei livelli per uscire. Molti titoli sono così, la stessa Fiat ha questo modo di mangiare anche 3-4 tick velocissimamente che tu non te ne accorgi neanche. Quindi vedete Saipem adesso è sicuramente dall'idea di essere estremamente venduto, perché io l'ho venduto a 8,005 e il DAX era più basso, quindi ecco adesso il DAX era a 50 il DAX quando ho venduto io, guarda. Saipem ti dico, ha perso il 3, io mi sono chiuso perché lontana dall'aumento, quindi con le notizie si seguirà, cioè tendenzialmente sarebbe riuscito nel lungo periodo a entrare in attesa dell'aumento, quindi al massimo ci vado short overnight e mai long overnight. Poi nell'intraday vai molto a sentiment, diciamo che dopo 3 giorni di ribassi pesanti con l'indice di saliva io ho pensato che lo short l'ho chiuso, io ho fatto 8,66, 7,98 come no? Quindi adesso è tornata a 7,98, quindi Vittoria me l'ha data la possibilità di risortarlo più alto, però diciamo la mia idea era non di risortarlo overnight a 8,08, 8,10, c'è stato anche ieri, magari a 8,20, 8,30, secondo me a 8,60 non si torna più, almeno da qui all'assemblea, cioè l'assemblea, scusa, la trimestrale, l'assemblea straordinaria, chissà quando. No, però vedi com'è, guarda, okay. Vedi adesso il mercato, vedi com'è un bound, ma se tu segui il book, il denaro lettera, ti sembra che c'è tanta lettera e quindi magari aspetti a comprare, poi spesso dice una volta. Scusa, allora, guarda. Per quanto riguarda Fiat, vuoi vedere il Tinker? Davide Biocchi parlerà approfonditamente dell'IPO Ferrari e della reazione di Fiat nell'intervento delle 11.30, laddove poi alle 10:15 abbiamo prima l'intervento con Paolo Belvederesi, quindi sicuramente una mattinata estremamente interessante. Vi ricordo che ogni volta interromperemo il live per poi riprenderlo, chi ha Periscope riceverà direttamente la notifica seguendo Diretta Sim, altrimenti su Twitter e su Facebook, sempre seguendo Diretta Sim, pubblicheremo il link ogni volta che il live inizierà. Io prima mi ero messo qua a comprarla, no, devo andarci, 300 persone. Io mi ero messo lì, però attenzione perché Fincantieri, cioè 100.000 pezzi sono 50.000 euro, è l'equivalente di 3.000 Fiat, 4.000 Fiat, quindi secondo me un fondo se ha da vendere 100.000 Fincantieri sono anche un po'. L'altro giorno c'era, quando ha cominciato a scendere, l'asteriscato, quello è stata la stessa mano tutto il giorno, perché magari tu l'asteriscato sul Fincantieri lo puoi mettere circa da 10.000 euro, no? Quell'asteriscato lì era 14.400 azioni, è stato, cioè a tanti prezzi, ma l'ho ribeccato durante il giorno una miriade di volte, quindi era la stessa mano che ha venduto milioni di azioni, no, un milione di Fincantieri sono 500.000 euro, attenzione, quindi un fondo un po' grosso può avere anche qualche milione di euro in Fincantieri. Mi
se io ti faccio vedere, guarda. Dov'è? Vedete, il 15 ottobre era più di 60, no? Quando ho cominciato a shortare, vedete, 60-75, erano quei i prezzi in cui si andava a short. Poi ci ho sempre fatto magari certe volte chiudi per riaprire, poi alla fine la stupidata è stata qua. E avevo 100.000 short che me le sono chiuse. E c'avevo anche il prestito titoli, eh. Perché l'altro giorno, il primo giorno è finito subito il prestito titoli. Poi dopo due giorni è tornato. Di solito sparisce e non torna più, no? Perché si vede che cioè, le mani forti tornano, il prezzo tengono duro, perché hai visto che ho detto costantemente. E allora ho detto, ma provo a risortarle. Comunque vedi che questi sono tutti ordini di privati, guarda. 15.000, 11.000, 14.000, cioè quello che diceva Davide, se volete confondervi e non farvi riconoscere, mettete non un ordine da 20.000, no? Ma fate un ordine con il controvalore e quindi magari diventa 19.728 e a quel punto almeno chi vi vede può pensare che sia il software. Perché così si capisce lontano, io capisco lontano un chilometro che tutti quegli ordini non, il software non sta comprando, perché tutti quegli ordini non sono di software, tutti gli ordini di denaro sino almeno ai 3 ordini a 50 e 40 sono tutti ordini, vedete che finiscono per lo zero. Cioè voi pensate, voi state, ma anch'io avete visto 1.000, 10.000, no? Perché ti viene più comodo pensare, perché non so, quando poi vai a chiedere il prestito titoli, quando ti ricordi c'hai 19.338, ti chiedo 40.000 finché andiamo in prestito, no? Però, quindi, nella Fiat vedete che non si capisce, perché basta che ci sia qualche ordine di software dentro, che la quantità totale, eh? Sì. Buongiorno, si avvisano i gentili ospiti che sta per iniziare il convegno Eno Panel in Last Q. Guarda Fiat, sto tornando a 70. Oggi Fiat è assolutamente il titolo che dà più l'idea di essere tornato forte. Ma se uno ci pensa, vedete le trappole della borsa, no? Tutto il mercato era l'OM su Fiat, sembrava un calcio di rigore, no? Anche ieri cosa abbiamo detto? Chi è che c'era qua ieri? Lui c'era. No. Io sono infiltrato, aspetta un giorno solo. No. Però prova a pensare, quanta gente hanno fatto uscire ieri? Gente che è andata magari o troppo a leva, magari con un ribasso che c'è stato, un euro ha perso. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le crei ad arte queste situazioni, perché magari basta che la Ferrari gli fai credere al mercato che la faceva facile, non va a 70 dollari subito, a quel punto tutti i deboli escono. Le mani deboli escono da Ferrari, però comunque ormai hanno 10% facile, e le mani forti magari dicono bene, espelliamo i deboli, noi le compriamo e poi magari dopo e poi dopo ricomincia a salire. Oggi questo movimento ti dà l'idea che sia così, perché adesso Fiat piano piano, visto come cioè ragazzi, ha fatto 28
Allora, io sono uscito da Unicredito, ho perso 50 euro e a questo punto la mia performance, che era salita fino a 129 euro, è andata a 81. Onestamente mancano anche pochi minuti alla fine di questo momento, penso che potrei anche smettere, perché guardate Fiat, questa mangiando la lì, eccolo lì sui massimi di nuovo. Credo che Fiat sia troppo, no, Non compri ancora? Vedete qua, vedete delle percentuali strane? Io ho comprato opzioni, però a chi mi chiedeva, ma io che come posso fare per comprare delle cose, come ho detto, ci sono anche i covered warrant. È chiaro che uno deve avere una view particolarmente rialzista. Adesso non c'è il market maker, non so come mai. No, adesso non c'è il market maker. Sì, come sai? Adesso non l'ho seguito ieri, però sono strumenti che possono essere è chiaro che li paghi di più di comprare l'opzione, la stock option trattata sul mercato idem, però lo spread è simile e chiaramente se tu prendi un bel movimento di Fiat, adesso non guardate lo spread che c'è adesso, perché il problema non c'è il market maker. Non so come mai si è chiesto l'esenzione. Di solito anche questo, c'è cioè uno che ha conoscenza di tutti gli strumenti finanziari. Gli ospiti che è stato iniziare il adesso andremo sempre visti, monitorati. Io ripeto, posso dire, ieri non li ho seguiti e oggi neanche. Però attenzione, io l'ho sempre visto andare via regolare, è da una settimana che ci do in maschera che li guardo. Non vorrei che si sia tolto per non farsi comprare. Ma a quel punto cosa vuol dire? Se non ti vuoi far comprare, perché Fiat in quel momento magari basta, non ti vuoi far comprare. Potrebbe essere un segnale long anche questo. Non so se ho reso l'idea. Perché non ci sei? Perché non mi fai il market maker? Io ti voglio comprare. Sono uniche, no, il cover è d'uomo, quindi sono opzioni che se Fiat non è un ti tira, sono un po' di tirato più alto di prezzo. Allora, preso. Io ho fatto l'errore di chiudere le 15 e mezzo, però ho detto le chiudo così domani con la Ferrari posso avere la libertà di vendere le 15. Sì, ma io le 15 e mezzo le ho vendute e poi le ho ricomprate. Ah, le sono comprate. Quindi hai sia le 15 che le 15 e mezzo. Perché attenzione, c'è il discorso delle opzioni, è chiaro, è uno strumento delicato perché il problema è che adesso prima c'era appetito, cioè il prezzo di un'opzione è dato anche dalla volatilità, no? Allora, quando c'è molta attesa, come per una trimestrale americana, oppure per dei dati economici, oppure per la conduzione Ferrari, le opzioni sono carissime e quindi te le fanno pagare. E quindi noi abbiamo comprato opzioni molto care, e quindi quando Fiat, io dopo ho venduto quelle stai sopra, perché ho detto così non rischio niente, me le sono pagate. Io ho comprato le 15 e poi ho venduto le 15 e mezzo a un prezzo superiore di quello che avevo pagato le 15, quindi di fatto potevo solo guadagnare il mezzo euro di differenza di strada. Però poi ho preso le 15 e mezzo perché ho detto mi riservo la possibilità di chiudere anche le altre se mi fa lo strappo sulla condizione Ferrari. Ho fatto una cassonda, la sai che se io stavo fermo era a rischio zero, completamente pre-rischio.
adesso vabbè, se ti ritorna in area anche solo 14 c'è il problema però della volatilità. Adesso con la quotazione Ferrari c'è, le opzioni sono scese di prezzo. Io sarei quasi dell'idea, per quello che mi riguarda, nei 15 preferisco tenermi di azioni e vendere opzioni anche con copertura del titolo, perché secondo me adesso il titolo può avere un trend positivo ma non è più esplosivo. Se magari adesso la Ferrari, io penso che la Ferrari comunque chi adesso la comprate, soprattutto chi la comprate ieri, fate per tenerla. Quindi non è che chi la comprate a 60, 59, 58 ha paura alle vendite, e tende a essere se la comprate per tenere. Quindi secondo me ci sarà sempre uno sbilancio tra acquisti e vendite a favore degli acquisti. Quindi secondo me la Ferrari potrebbe anche, comunque tenete conto che c'è 1 miliardo di euro sul mercato di azioni. Chi mi dice che ieri non ha venduto quell'1% che hanno comprato le banche? Non so se... Ah no, voi non c'eravate ieri. Ieri ho fatto vedere... questo. Solo per dirvi questo, nel frattempo che Giovanni guardavo, ho fatto un giro su Fiat molto buono, ho portato la performance a 175 euro, e mi fermo adesso, ho fatto uno strappo e 5 tick circa con 2000 azioni. Consiglieresti che ma io questa cosa l'ho detta da un bel po' di tempo a questa parte, ma io le ho vendute adesso le mie. No, 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 tu hai due operative. Può darsi che quello che dice Giovanni sia vero, ma il tema Fiat 11,5 giù di sotto lo affronteremo. Dico a chi è qua, chi vuole seguirci da casa. Ok, giù sotto faremo questo. Allora, era solo... Alle 11.30 parleremo ancora di Fiat in diretta Periscope, alle 10.15 Paolo Pendeleresi ci parlerà del T1. Ripeto, è iniziato il convegno di vendite e Paribas in Balconata 1. Siamo chiusi. Possiamo chiudere? Faccio solo vedere questo, se ci riesco. Vai Gio, arrivo. Allora alle 10.15 ecco ci ricollegheremo in diretta con Paolo Belvederesi e TV Alert, alle 11.30 parleremo ancora di Fiat a Pio Ferrari. Il mercato c'è, un 9% più uno delle banche. Eccolo. Chi mi dice che ieri in concerto con anche con Marchionne e compagni le banche hanno voluto? Secondo me Marchionne è una persona intelligentissima, nessuno lo può negare. Chi mi dice che Marchionne, secondo voi, preferisce che Ferrari apra e vada sparata a 70 dollari o magari chiuda più 5 e poi cominci a salire piano piano? Secondo voi tra le due non lo preferisce? Piano piano, quindi magari le banche in concerto con Marchionne hanno calmierato il mercato e ha generato il conto di basso di Fiat. Ma in che senso anche di acquisto? Non so se sono stato chiaro, perché la mia analisi di ieri, chi c'era, per me era correttissima. Cioè domani, cioè tutti sono lì, chi non ha comprato il Ferrari che vuole comprare è anche a più 20, e infatti ha aperto alta. Quindi il fatto che sia scesa, che è abbastanza secondo me inaspettato al mercato, ed è quello che ha scatenato il sell-off su Fiat, può essere anche stato creato ad arte, cioè il mercato è fatto così, sono degli squali, tu devi seguire i grandi operatori. Secondo me Marchionne, vi assicuro che si sta giocando la faccia, ma ha fatto un'opera di marketing spettacolare. Ma avete visto che c'è stamattina le Ferrari davanti a vostri, che spettacolo che sono, tutto il mondo, cioè tutto il mondo ha visto l'eccellenza dell'industria italiana, perché sfido i cinesi a fare delle macchine così. Cioè, io mi sento orgoglioso, cioè, di vedere certe cose nel tempio della finanza mondiale, cioè l'Italia che mi mette. Quasi è andata a questo giornale. Ah,
potrebbe aver fatto dire a Quincy anche su Fiat cioè. La Fiat è acquistata su Fiat. No, beh, questo non credo. Però se, secondo me, io penso che Marchionne, proprio perché mira anche ha fatto anche ha detto vincere anche nella Formula 1 importante, ma anche un titolo che sale costantemente. È come, non so, i diamanti, le miniere, cioè i grossi operatori sui diamanti, il prezzo del diamante preferiscono che salga tutti gli anni per dare l'idea che è il classico bene rifugio, il bene di investimento per eccellenza. Quindi quando c'è stata crisi chiudono le miniere per ottenere magari il prezzo alto e loro preferiscono che il diamante, perché il mercato capisce che il diamante è il più sicuro che c'è. L'oro ormai è governato da un lavoro chiuso e quant'altro, quindi vedete l'oro fa le montagnose. Il diamante è un trend molto più costante, ma perché più vanno rapido. Che sono due i produttori di diamanti. Grazie a tutti, un saluto anche a chi ci segue da casa. Grazie.